Suarez passa l'esame di italiano. Luis Suarez ha superato l'esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia. Lo apprende l'ANSA. L'esame si è svolto in forma scritta e orale. Tutto si è svolto piuttosto rapidamente. Suarez è giunto in TAC sia al centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche. Cappellino e mascherina, con un piccolo zaino sulle spalle, è entrato senza fare dichiarazioni. Lazio, Lioni verso il prestito all'Osasuna. Lioni è pronto a lasciare la Lazio dopo solo una stagione. Per il centrocampista spagnolo c'è l'Osasuna, operazione destinata a chiudersi con la formula del prestito secco. Milan, suggestione Depay dal Lione. Memphis Depay potrebbe a sorpresa entrare nella trattativa per la cessione di Lucas Paquetá al Lione. L'attaccante olandese va in scadenza nel 2021 e i francesi vorrebbero monetizzare, ma al momento non sono arrivate offerte concrete, nemmeno dal Barcellona. Ecco perché prende corpo l'ipotesi di uno scambio con il fantasista rossonero, in uscita da Milano e nel mirino dei transalpini. Juve, rispunta la pista PSG per De Sciglio. Mattia De Sciglio resta uno dei nomi caldi nel mercato in uscita della Juventus. La trattativa con la Roma sembra definitivamente sfumata dopo la conferma di Karsdorp in giallorosso, ma per l'ex Milan potrebbero aprirsi le porte del Paris Saint-Germain. I francesi lo avevano già trattato a gennaio, nel quadro di uno scambio con Kurzawa, mentre ora tornerebbero su di lui per sostituire l'infortunato Bernat, che si è rotto il crociato e starà fuori a lungo. Samp, fatta per Keita. Domani le visite. Manca solo l'ufficialità per vedere Keita Balde vestire la maglia della Sampdoria. L'ex giocatore di Lazio e Inter sarà domani a Genova per le visite mediche, arriva in prestito dal Monaco con diritto di riscatto. Fiorentina, Biraghi verso il rinnovo. Ottimismo in casa viola per il rinnovo di Cristiano Biraghi rientrato dal prestito all'Inter. Oggi i dirigenti della Fiorentina hanno incontrato il suo agente, Mario Giuffredi, sul tavolo la proposta per altri 2 anni di contratto, quello attuale scade nel 2022, con adeguamento economico. Da qui alle prossime settimane ci saranno altri colloqui, ma è attesa la fumata bianca. Sul fronte uscite Saponara è vicino al Parma. Intanto la squadra viola si prepara all'esordio nel campionato 2020-21 sabato al Franchi alle 18 contro il Torino e oggi ha ricevuto la visita di Rocco Commisso, che mancava da Firenze da 7 mesi. Il patron viola ha salutato tutti i giocatori e conosciuto i nuovi, Amrabat, Bonaventura e Borie Valero, e ha rivolto a tutti, staff compreso, l'invito a ripartire dal finale positivo dello scorso campionato. Juve, rescisso il contratto con Higuain. Gonzalo Higuain ha risolto il suo contratto con la Juventus. Questo il comunicato del club bianconero. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull'esercizio 2019-2020, pari a 18,3 milioni, con effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore. Spezia, ecco Rafael per la porta. È Rafael il nuovo portiere dello Spezia. Lo comunica la società ligure in una nota sul proprio sito. L'estremo difensore brasiliano ha sottoscritto un contratto annuale con il club di Via Melara e difenderà dunque la porta delle Aquile nella stagione 2020-2021. Verona, ufficiale Barak dall'Udinese. Udinese Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, di Antonin Barak all'Hellas Verona. Inter, visite in corso per Pinamonti. Andrea Pinamonti sta svolgendo le visite mediche di rito al CONI e potrà poi tornare all'Inter, che lo riacquisterà dal Genoa in attesa di valutare il suo futuro. Potrebbe essere lui la quarta punta di Antonio Conte, oppure potrebbe essere nuovamente girato a un'altra squadra, con il suo agente, Mino Raiola, che ha parlato di diverse offerte anche dall'estero. Genoa, doppio colpo in arrivo. Piaca e Zappacosta. Il Genoa sta per chiudere un doppio colpo in entrata. È virtualmente fatta per Davide Zappacosta, che arriverà in prestito dal Chelsea, mentre è sempre più vicino Marco Piaca, anche lui in prestito dalla Juventus. A liberare spazio per l'attaccante croato potrebbe essere Andrea Favilli. Sassuolo. Torna Romagna dal Cagliari. Il Sassuolo ha annunciato il ritorno a titolo definitivo del difensore Filippo Romagna, in forza da gennaio 2020 al Cagliari. Roma, annunciato Kumbulla. La Roma ha annunciato l'ingaggio di Marash Kumbulla. Il difensore arriva dal Verona con la formula del prestito più obbligo di riscatto. Ajax, no al Bayern per Dest. Sergino Dest è nel mirino dei grandi club europei. L'ultima squadra a informarsi sul terzino sinistro americano dell'Ajax è il Barcellona, ma l'offerta per il club olandese dovrà essere importante. I lancieri hanno infatti rifiutato 18 milioni di euro proposti dal Bayern Monaco.
Bologna, ufficiale De Silvestri. Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Lorenzo De Silvestri. Il terzino è arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Torino. Torino, ufficiale Murru dalla Sampdoria. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall'Unione Calcio Sampdoria, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Cagliari, preso Tripaldelli dal Sassuolo. Alessandro Tripaldelli, classe 1999, è il quinto rinforzo per il Cagliari dopo l'approdo in rossoblu di Marin, Zappa, Sottile e Luvumbo. Difensore esterno sinistro, sarà chiamato a sostituire Pellegrini, tornato alla Juventus per fine prestito, sulla fascia. Ha giocato l'ultima stagione nel Sassuolo. Nell'operazione rientra il passaggio del difensore Filippo Romagna alla squadra di De Zerbi, in prestito ai neroverdi già dalla passata stagione. Il neoacquisto del Cagliari dovrebbe essere a disposizione per la gara di esordio proprio con il Sassuolo, la sua ex squadra, domenica alle 18. È cresciuto nella Juventus, ma ha disputato anche due partite in Olanda con il PEC Zwolle e altre tre con il Crotone in B. L'anno scorso ha disputato due partite in A e una in Coppa, con tre presenze nella nazionale Under. Arriva a titolo definitivo. Rummenigge. Accordo Bayern-Liverpool per Thiago Alcantara. Posso confermare che il Bayern ha raggiunto un accordo definitivo con il Liverpool. Era un grande desiderio di Thiago provare qualcosa di nuovo alla fine della sua carriera. Così Karl-Heinz Rummenigge, CEO del club tedesco, in un'intervista a Bild Live. Benevento. Tazza ceduto all'Accavese. Il Benevento Calcio comunica di aver trasferito a titolo definitivo all'Accavese 1919 il calciatore Salvatore Tazza. Al difensore partenopeo si augurano le migliori fortune personali e professionali. Inter. Vergani al Bologna. FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Edoardo Vergani al Bologna FC. L'attaccante classe 2001 si trasferisce in Emilia a titolo temporaneo, annuale con diritto di opzione in favore del club rossoblu. Roma, l'agente di Milik Trigoria. La lunga telenovela tra la Roma e Arkadiusz Milik è ormai giunta a conclusione. Mentre in mattinata l'attaccante polacco si è allenato in modo blando e solitario a Castel Volturno, il suo agente è sbarcato a Trigoria per incontrare il CEO Fienga e finalizzare l'affare con i capitolini. L'arrivo dell'ex Ajax sblocca così la cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Il bosniaco giocherà sabato sera a Verona contro l'Hellas e la sua ultima in giallorosso. Lo United pensa che Sami Khedira è ormai risaputo, non rientra più nei piani della Juventus. Il Sun scrive che, in caso di accordo in uscita con il club bianconero, il centrocampista di nazionalità tedesca potrebbe essere accolto dal Manchester United, a patto però che arrivi in Inghilterra a titolo gratuito. Il problema è trovare un accordo con la Juve che vada in questa direzione. Olanda. De Boer in pole per la panchina. Sarà Frank De Boer il sostituto di Ronald Koeman sulla panchina dell'Olanda. Secondo RTL News, l'ex allenatore dell'Inter prenderà a breve il ruolo di CT, ricoperto a interim da David Lodewijkers. Dele Alli tra Inter e PSG. Dele Alli è in uscita dal Tottenham, la squadra allenata da José Mourinho. Il giocatore non è partito per la trasferta in Europa alle Ague che la formazione londinese affronta per giocare contro i bulgari della Lokomotiv Plovdiv. Il suo, secondo quanto scrive il Daily Mail, è un caso di mercato. Il giornale inglese ipotizza la partenza di Dele Alli per fare spazio al ritorno di Gareth Bale dal Real Madrid. Dele Alli sarebbe nel mirino del PSG, ma su di lui potrebbe esserci anche l'interesse dell'Inter. Zaniolo rientra a Roma. Sto bene, sto bene. Sono queste le uniche parole rilasciate ai cronisti da Nicolò Zaniolo al suo arrivo a Roma, all'aeroporto di Ciampino. Il centrocampista offensivo è rientrato in Italia dopo l'operazione a cui si è sottoposto nei giorni scorsi a Innsbruck per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Zaniolo, uscito in stampelle dall'aeroporto romano, inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione.